There is a very similar pattern that you find in the structure of societies, in the structure of companies, and in the structure of computers. And all three are moving in the same direction. That is, away from a top-down structure of a central command system, giving the system instructions about how to behave, towards a system that is parallel, that is flat, which is a web, and which change moves from the bottom up. And this is going to happen across all institutions and technical devices. It's the way they work. Benvenuti su Tecnofilosofia TV. In questa puntata parleremo della filosofia di Mao Zedong. Mao Zedong, proseguendo diciamo quello che è il nostro percorso di studio sul tema della Cina. E questo appunto è un altro tassello che si aggiunge. Nella puntata precedente che parlavo di Cina, per esempio, io ho parlato della storia della Cina contemporanea, partendo dalla rivoluzione di Sun Yat-sen fino ad arrivare a Xi Jinping, l'attuale presidente della Cina. In questa puntata appunto vedremo gli scritti politici, economici, filosofici, quel che è, del appunto presidente comunista Mao Zedong. Ok. E quindi cercheremo di vedere un po' i pro e contro di questo personaggio. Questo ovviamente, come dire, sì, certo non si può esaurire il personaggio in una sola puntata, però per darvi un'idea, qui parlerò di tanti testi noti, cioè almeno il mio discorso si baserà su testi noti come appunto sulla contraddizione, sulla pratica, contro la mentalità libresca, una scintilla può dar fuoco a una prateria, un'intera prateria, e poi sicuramente il libro rosso di Mao Zedong, che è quel libro che avevano tutti, diciamo, le cosiddette guardie rosse, quelle che diciamo hanno partecipato attivamente al fenomeno della rivoluzione culturale, che è stato questo tentativo da parte di Mao di eliminare completamente il vecchio e cambiare proprio nelle radici la cultura la cultura cinese, e diciamo anche un po' diciamo lottando contro, diciamo, quello che era il potere avverso, quindi la destra e principalmente gli antirivoluzionari. Poi vedremo meglio questo discorso, diciamo, all'interno della filosofia di Mao. Allora, premetto che io, Mao è un personaggio che io già leggevo all'età di 14 anni, diciamo, il libro delle Guardie Rosse ce l'ho sempre avuto come assoluto riferimento. E Mao è un personaggio che forse ad alcuni sembrerà, diciamo, molto datato, però tuttora esiste il maoismo come fenomeno, e un importante filosofo che sostiene, diciamo, il maoismo è appunto Alain Badiou. In questa puntata vedremo anche un po' Alain Badiou, ma soprattutto una certa visione di Mao che è del compagno di Alain, cioè dell'amico di Alain Badiou, filosofico, e che è appunto Slavoj Žižek, famosissimo filosofo comunista contemporaneo. Ora, ci sono appunto, come ho detto, tantissimi testi, diciamo, di Mao. Per esempio, il primo di cui si può parlare, per esempio, una scintilla può dar fuoco ad un'intera prateria. Questo è un testo che ha scritto Mao in un contesto che è prima, diciamo, della rivoluzione effettiva cinese, nel senso che in questo testo lui ti parla della situazione della Cina prima che ci sia la vittoria dei comunisti sui nazionalisti, o per meglio dire su Chiang Kai-shek. In questo testo, appunto, in realtà la tesi di Mao è principalmente quella secondo la quale appunto la Cina è una montagna di legna secca, una grande prateria piena di legna secca che può prendere fuoco molto facilmente. Il fatto che sia tutto diviso,
che ci sono i signori di guerra, tutta quella roba lì. Per Mao non è non è quello il problema. Lui vede la cosa positiva, non lui vede il fatto che ci sono le rivolte operaie, contadine, studentesche. Lui vede tutto questo popolo in sommossa e quindi dice c'è il terreno buono per fare una rivoluzione, anche se appunto queste cose sono episodi che magari compaiono quella e così via. E quindi questo però ci mette dentro la mentalità di questo personaggio. Perché se voi leggete Mao Zedong, voi avrete a che fare con una persona molto ottimista, che ha una visione, diciamo, lui non si capisce mai se... Diciamo, se è una persona che ha una visione molto strumentale, per cui lui ha un'idea in testa, lui vuole realizzare un certo tipo di società e qualsiasi cosa ci sia lì in mezzo non gliene frega niente. E poi il fatto che lui abbia questa visione, no, per cui lui non ha paura, non ci sono nemici temibili, perché lui è abbastanza sicuro che in realtà il comunismo vincerà. Che poi in realtà non è vero, cioè nel senso noi storicamente sappiamo che l'Unione Sovietica è crollata, la Cina invece ha continuato ad essere un... diciamo un paese con delle tendenze diciamo socialiste, ma è cambiato completamente dal punto di vista economico dopo la svolta che è avvenuta con appunto Deng Xiaoping, Liu Shaoqi e questi personaggi qua che erano, come vedremo, diciamo opposti diciamo nel pensiero appunto a Mao Zedong. Mao Zedong ha fatto di tutto contro di loro, cioè ci sono state tutta una serie di politiche durante la rivoluzione culturale quasi diciamo denigratorie nei confronti di queste persone. Ma poi vedremo appunto come si configura bene questa cosa. L'altro tema, secondo me, centrale, diciamo, che è importante, è che la cosa che colpisce, diciamo, di Mao Zedong, che lo si ami o meno questo personaggio, perché ovviamente stiamo parlando di una persona che ha fatto, provocato milioni di morti, in realtà, questa persona, con tutta una serie di politiche, errori, diciamo, che lui ha fatto, per quanto riguarda, cioè, tutte politiche di economia di piano, nel famoso, episodio del cosiddetto Grande Balzo, no? The Great Leap, adesso mi ricordo in inglese. Non ha granché di importanza. Il grande balzo in avanti. Questo balzo in avanti che poi in realtà richiama appunto quella figura che Mao Zedong usa spesso, cioè quella della tigre. Mao Zedong, io prima dicevo, appunto, è un comunista che diciamo non sembra non lui crede fortemente in questa idea. Appunto la realizzazione di un certo tipo di società comunista e non, non, ha non dimostra paura di fronte a niente, no? Nel senso appunto l'imperialismo americano è una tigre di carta, Adolf Hitler è una tigre di carta, che cosa ci possono fare un mucchietto di bombe atomiche, no? Lui scrive molto presto questo, lui dice fa ma se, cioè come dire, se, come dire, la seconda guerra mondiale, con tutti i morti che ha fatto, non ha eliminato il comunismo, ma anzi l'ha rafforzato, allora se gli americani facessero la guerra atomica, diciamo, contro, diciamo, la Cina, beh, allora la Cina non avrebbe nulla da perdere, anzi. In realtà, come dire, i cinesi, cioè dopo, cioè, quella sarebbe l'inizio della vittoria del comunismo, no, secondo lui. Ovviamente non erano tutti delle sue vedute, potremmo quasi dire per fortuna, e perché, vabbè, certo, se avessero bombardato effettivamente la Cina, in realtà non sarebbe andata come se l'aspettava lui, e c'erano degli altri politici comunisti
che sicuramente non andavano in quella direzione, ma che erano appunto criticati dallo stesso Mao Zedong, per esempio Nikita Khrushchev, che era il presidente dell'URSS all'epoca, dopo che è morto Stalin, diciamo. E Stalin era appunto un riferimento in realtà per Mao. Stalin e Mao avevano sicuramente delle cose in comune, ma sono due personaggi sicuramente molto diversi, e poi cercheremo anche di capire perché. Allora, una cosa centrale del discorso, come stavo dicendo, perché questo, diciamo, fa parte della filosofia di Mao ed è una delle cose che colpisce di più quando si entra in contatto con questo tipo di personaggio, è appunto il primato della pratica, no? Del fare, del mettersi in gioco, del guardate che il marxismo è esperienza e pratica, e che cos'è la pratica? La lotta di classe, e la lotta di classe significa che tu prendi, alzi il culo e vai in campagna e vai a vedere quella che è la situazione dei contadini, combatti per loro, li aiuti, eccetera, eccetera. Ed era quello che facevano, tipo, che ne so, le guardie rosse, questi vari personaggi. Questo era quello che veniva fatto. E al centro veniva messa quella che Mao Zedong appunto chiama l'inchiesta, dove l'inchiesta sarebbe tipo cercare di capire realmente quali sono, sulla base di presumibilmente statistica basata probabilmente su sondaggi, io non ho idea, però l'idea che mi ha dato dagli scritti di Mao potrebbe essere una cosa del genere, comunque delle inchieste che lui dice di fare per capire qual è la condizione reale dei lavoratori in una determinata zona della Cina o del mondo e così via. Ora, si sa che appunto come dire, il marxismo si serve di una teoria e di una prassi. C'è una teoria, nel senso che ovviamente uno si legge il Capitale, poi vabbè, non è solo quello, ovviamente. E poi questa è una cosa che è importante anche da capire, perché Mao, da questo punto di vista, in realtà è ben presente questa cosa, c'è cioè una critica all'ortodossia, una critica al dogmatismo e queste cose qua. E c'è da dire che appunto io prima dicevo che Mao e Stalin in realtà hanno delle cose in comune perché, come dire, hanno costruito, diciamo, queste figure un po' pompate che ha creato attorno a sé, diciamo, un culto del loro personaggio, ecco, mettiamola, della loro figura, come una sorta di. Cioè, Mao Zedong ovviamente è stato per una serie di generazioni di persone è sostanzialmente un idolo a tutti gli effetti, e così era anche Stalin. In un certo senso le persone vedevano in Stalin una figura, no, appunto, e quindi un legame, diciamo, alla persona, però entrambi sono stati a tutti gli effetti dei dittatori, perché quello erano. E però ci sono delle differenze importanti, perché le purghe staliniste, per dire, sono state una repressione violenta di chi era contrario alle sue idee, mentre invece nel caso della rivoluzione culturale è stato molto diverso il discorso, perché c'è stata, sì, sicuramente una forte repressione nei confronti della destra, degli antirivoluzionari, eccetera, eccetera, ma il pensiero di Mao rispetto a che ne so, quelli che come dire, che sono di sinistra, che sono comunisti come te, però hanno delle idee effettivamente differenti, è completamente diverso rispetto alla repressione stalinista. Infatti lui, la cosa che succederà è che Deng Xiaoping, che è praticamente un politico di idee completamente diverse rispetto a quelle di Mao, e, come dire, non è stato. Cioè, nonostante ci fosse comunque una campagna contro di lui, Mao in realtà di fatto non l'ha mai fermato. E così anche Liu Shaoqi, che è quello che ha cercato, diciamo, di intervenire per ricucire i danni fatti da Mao, per esempio, durante il Grande Balzo, no? E questi qua, diciamo, erano dei comunisti rispetto a Mao molto più diciamo moderati, in questo senso erano più differivano appunto dal pensiero di Mao. Poi
diciamo, Deng Xiaoping è quello che porterà, diciamo, la Cina verso ad un avvicinamento al capitalismo a tutti gli effetti, e ha una visione tipo economia mista che appunto Deng Xiaoping chiama socialismo coi caratteri cinesi. Ok. Qual è, però, appunto, come si diceva, chiusa sta parentesi, no? C'è una teoria e c'è una prassi. Dicevamo la teoria, come dire, nei libri, cioè adesso mettiamola così, nei libri. Poi ovviamente, come dice appunto Mao Zedong, non bisogna mai prendere una teoria così, pensarla come qualcosa di sempre valido. Bisogna pensare che certe cose vanno sempre adattate al tempo in cui si vive. E vedremo poi più avanti proprio la filosofia di Mao Zedong, perché è molto particolare. E da questo punto di vista, in realtà Mao Zedong fa dei passi molto avanti rispetto all'ortodossia marxista. Questo in realtà è una cosa di cui sicuramente bisogna tenere conto. Questa, diciamo, è la teoria. La pratica ovviamente è la lotta di classe, cioè la pratica la fai facendo politica, la pratica è quello il discorso, cioè tu nella vita di tutti i giorni che contributo dai per cambiare questo tipo di società e spingerla verso una certa direzione, cioè più socialismo, mettiamolo così. Ora, e quindi appunto lui scrive questo testo contro la mentalità libresca per criticare tutti quelli che si riempiono di teoria ma non mettono in pratica queste idee, perché poi è quello che capita forse più spesso, diciamo, nelle correnti di sinistra marxiste, dove praticamente abbiamo un sacco di intellettuali che scrivono, leggono, eccetera, eccetera, e poi però diventa, diciamo, una cosa appunto universitaria, intellettuale, basta, senza la dimensione pratica. E Mao Zedong scrive anche un testo che si intitola Sulla pratica. In questo testo troviamo, perché appunto quello che volevo delineare in questo video è principalmente la filosofia di Mao Zedong. E quindi c'è una teoria della conoscenza, ma c'è anche una sorta di metafisica, se vogliamo, in Mao Zedong, ed è questa la cosa particolare. La teoria della conoscenza, lui è un, non saprei, cioè nel senso, è sicuramente un materialista. Il materialismo si contrappone all'idealismo. Lui, per capire bene la questione, vabbè, il materialismo è chiaramente quello di Marx, dove appunto il materialismo è storico. Materialismo storico non è un materialismo che sostiene che esiste solo una materia. Quello non lo so, probabilmente, quasi sicuramente Mao era ateo e vabbè. Però non è questo il punto. Materialismo storico si basa sull'idea che ciò che muove l'uomo nella storia sono le motivazioni materiali, cioè i problemi materiali, per esempio la fame, per il fatto che, come dire, che le condizioni dell'essere umano peggiorano drasticamente, perché la gente, ma così è stato per parecchio tempo, ha combattuto per il benessere, in quella roba lì. Adesso ovviamente noi viviamo in una società in cui la condizione della povertà è sicuramente diminuita, eccetera, eccetera. E molte delle problematiche lavorative si stanno spostando, diciamo, su un contesto spesso è anche più psicologico. Nonostante tutto questo, non smonta, diciamo, il materialismo storico, perché le motivazioni, no, che stanno alla base, non le cause, cioè di quei problemi psicologici, per esempio la sindrome di burnout, per citare una malattia legata al lavoro, dipendono dalle condizioni materiali del lavoratore e chiaramente cause esterne, no, che dipendono dalla vita materiale di quello stesso lavoratore.
Poi tanto non è ancora del tutto chiaro se, cioè, come dire, quando noi parliamo di mente, di cosa stiamo parlando? Del cervello? Ma vabbè. E quindi abbiamo detto che è un materialista. Il materialista vuol dire credere in questa roba qua e quindi non essere idealisti. Cosa significherebbe essere idealisti? Per gli idealisti invece, la storia non nasce, cioè il motore della storia non sono, le cose materiali, ma le idee. Cioè quindi tu non hai, i rivoluzionari che combattono per i pezzi di pane o per il fatto che devono arrivare alla fine del mese e non ci riescono, una roba del genere, ma hai un gruppetto di rivoluzionari che combatte per le idee, no? E quindi che ne so, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Perché i marxisti non credono in questo? I marxisti non credono in questo semplicemente perché quelle idee certamente sono cose di cui tutti si auspicano la realizzazione, ma la realizzazione non può che avvenire nel mondo materiale. E fin tanto che quelle cose sono solo valori astratti, nella realtà si dirà formalmente che le persone sono libere, poi nei fatti non lo saranno. E questo è quello che succede, per esempio, nelle società liberali, no? Dove si dice che una certa persona è libera, poi di fatto non lo è. Nel senso, appunto, il lavoratore vende la propria forza lavoro a un capitalista, tutta quella teoria lì, non lo fa semplicemente per libera scelta. Lui ha bisogno di mangiare, ha bisogno di trovare un modo per sostentarti e quindi farà quello per necessità. E molte delle cose che noi facciamo le facciamo per necessità. Quindi questo. E questo per capire, cioè nel senso la libertà ovviamente è un tema importante, non è un tema importante soltanto per i liberali, è un tema importante anche per i socialisti e i comunisti, al primo posto. Però non c'è libertà se non ci sono le condizioni materiali per la libertà e se non esiste, diciamo, delle opportunità per la persona, no? Cioè nel senso che, è come diceva Isaiah Berlin, la libertà è l'insieme delle porte aperte che hai davanti, ma se non le hai non ha senso parlare di libertà. Detto ciò, quindi Mao rifiuta l'empirismo e il razionalismo idealisti per accettare l'empirismo e il razionalismo materialisti. La teoria della conoscenza di Mao a questo punto diventa una roba del tipo raccolta di dati sensibili, quindi empirismo, riflessione concettuale su questi dati, razionalismo. Lui in pratica cerca in qualche maniera di mettere assieme queste due cose, in un certo senso come Kant, però Kant è un idealista, quindi direi che non può essere quello che lo mette propriamente a riferimento. E come ho detto prima, in realtà esiste anche una sorta di metafisica, se vogliamo, anche se non è il termine che userebbe Mao. Mao non parlerebbe di metafisica, Mao parlerebbe di dialettica. Ma non perché gli piace a lui, è perché quelle sono le parole che si usano normalmente in quel contesto lì, no? E i marxisti usano il termine dialettica. Qual è il concetto alla base della dialettica? Beh, la dialettica, il concetto alla base della dialettica è la contraddizione. Cioè, la dialettica, allora, se vogliamo tornare in passato, la dialettica nasce, ma non saprei, Socrate, probabilmente, e Socrate e Platone, poi c'è Aristotele. Ma per i greci la dialettica è principalmente l'arte del ricercare, del domandare, che però ha questo scopo di costruire delle sorte di ontologie, delle sorte di classificazioni della realtà. Quindi io mi chiedo, il pescatore di Lenza, no? Il pescatore di Lenza è un essere o non essere? È un essere.
È un essere vivente o un essere non vivente? È un essere vivente. E poi vado avanti, no? C'è un metodo della divisione, no? La dialettica per Aristotele, Platone, Socrate e quella roba lì. Poi man mano, come dire, cambia il significato della dialettica nel tempo, però in generale, che ne so, i medievali ancora usano il termine in quel senso, Kant invece ne ha uno diverso, fino ad arrivare appunto a Hegel. Hegel pensa alla dialettica come... Allora, centrale nella dialettica è sicuramente l'idea che esistano degli opposti, solo che nella dialettica classica abbiamo una sorta di divisione, per cui ci sono gli opposti, per esempio, cioè si tende a pensare in termini binari, però c'è una divisione. Nella dialettica di Hegel abbiamo l'Aufhebung, in termini tedeschi, sarebbe conservare e superare. Uno potrebbe dire che c'è una sorta di unificazione, però è qualcosa di un po' più complesso. C'è una tesi, un'antitesi, una sintesi. C'è questa dialettica tra la tesi e l'antitesi. L'antitesi è la negazione della tesi. Poi c'è una negazione della negazione. C'è negazione della prima negazione e c'è la sintesi. Nella dialettica marxista però non c'è la sintesi, c'è diciamo una sorta di salto, se vogliamo, non saprei bene come spiegarlo, ma comunque c'è una dialettica, cioè basata su opposti, no? Che genericamente di solito sono le classi, e poi c'è questo superamento di questo tipo di opposizione con un'altra opposizione fino ad arrivare appunto a una società senza classi, il comunismo. Sulla contraddizione è chiaramente un testo che, come dire, alle spalle questa roba qua, ma un po' di tutto, perché da un lato ci rappresenta, diciamo, una certa visione della metafisica, se vogliamo. La contraddizione è il motore della trasformazione, divenire, quindi la contraddizione in ogni cosa. Ogni cosa è materia in movimento, ogni cosa si distingue dall'altra per il movimento che ha, e tutte le cose contengono in sé una contraddizione particolare. La scienza che studia queste contraddizioni, cioè la sintesi degli opposti, poi sostanzialmente, è la dialettica. Lui non parla in termini di dialettica. La dialettica è quella cosa che si chiede. Cioè, come funzionano questi determinati meccanismi di sintesi degli opposti, queste contraddizioni? E perché ci sono delle contraddizioni particolari tra una cosa e un'altra? Per esempio, Mao dice: perché, come dire, la guerra si oppone alla pace e non, che ne so, alle pietre? Per noi questa cosa è ovvia, e questa cosa ci può sembrare, diciamo, una domanda ingenua, però in realtà non. Cioè dovrebbe essere una domanda seria, come una domanda del tipo perché lo zucchero dolce. Cioè, è chiaro, non è una cosa così banale. Noi siamo abituati a vivere in una società con una struttura di un certo tipo, noi abbiamo pensato, chiaro, se noi conosciamo la natura della guerra, la natura della pace, allora ci è ovvio pensare che questi sono due opposti. La dialettica, diciamo, studia appunto questo tipo di contraddizioni. In particolare, Mao Zedong distingue due tipi di contraddizioni, quella generale e quella particolare. E qui c'è il punto importante. Le contraddizioni di cui parla Marx, per Mao Zedong, sono quelle generali. Quindi, che ne so, la borghesia e il proletariato, quella è una contraddizione generale. Poi ci sono però delle contraddizioni particolari. E secondo Mao Zedong è la contraddizione particolare quella che conta di più rispetto a quella generale, perché poi è quella che si riferisce al momento storico in cui stai vivendo, quella situazione di particolare avrà la sua contraddizione particolare. E per cui in realtà la cosiddetta concetto di lotta di classe nella storia poi ha preso tantissime pieghe. Basti pensare a, nel caso di Mao sicuramente
la lotta di classe diventava una cosa, i paesi coloniali da un lato e l'imperialismo occidentale dall'altro, in particolare gli americani. Questo era per Mao, diciamo, la lotta di classe. Ma la lotta di classe in realtà è un termine, lotta di classe è un termine che è stato largamente abusato ed è utilizzato in tantissimi contesti, anche nel contesto per esempio del femminismo, dove appunto ci sono delle femministe che pensano alla lotta di classe in termini di lotta di classe sessuali, pensando che c'è una classe di maschi e una classe di femmine. Di donne, che la prima classe opprime la seconda. Trovate queste teorie per esempio nella Firestone. Io sinceramente trovo questo tipo di idea non fallace, perché comunque non, per quanto la donna in qualche maniera era è sempre stata in una posizione storicamente parlando in passato peggiore, inferiore rispetto all'uomo, e come dire, in questo contesto non ha più senso, ma forse non aveva neanche un senso una volta pensare alla cosa in termini di lotta di classe, perché dal punto di vista economico, non c'è una differenza che giustifichi, non si sta parlando di una lotta tra ricchi e poveri, e questo appunto è una cosa molto diversa. Come dire, così come ci sono degli uomini che hanno ricoperto cariche molto elevate, re, imperatori, grandi magistrati, eccetera, eccetera, c'erano anche uomini che erano servi della gleba in epoche passate. C'è da dire che questo tipo di idee, se fossero veramente contestualizzate, presentate meglio, potrebbero avere un altro significato. Prendere un altro significato. Mao Zedong, per esempio, quando parla della lotta di classe dei paesi coloniali contro l'Occidente, lui dice espressamente che lui non ce l'ha coi bianchi. E questo è forse il punto nevralgico. Lui ce l'ha con il potere americano, ce l'ha con un certo tipo di stati che applicano un certo tipo di politiche colonialiste su determinati altri paesi o che lo hanno fatto in passato. La contraddizione è appunto la base del movimento, lotta di classe. Secondo la teoria di Mao Zedong, praticamente esisterebbero due tipi di contraddizioni. Ce n'è una esterna, per esempio. Che ne so, ci sono gli americani da un lato e ci sono i cinesi dall'altro, quella è una contraddizione. C'è l'imperialismo, cioè, e il socialismo dall'altro, quella è una contraddizione. Certo, è una contraddizione anche la borghesia e il proletariato, però ci sono delle contraddizioni che sono, come dire, in seno al popolo, all'interno del popolo. E queste contraddizioni hanno a che fare col fatto che ovviamente la classe borghese fa parte del popolo, quindi ci sarà una classe borghese nel popolo e poi c'è una classe operaia o una classe di lavoratori. E dall'altra parte ci sarà un'altra contraddizione che è legata al mondo degli intellettuali, cioè ci saranno degli intellettuali che saranno controrivoluzionari o antirivoluzionari e degli intellettuali che saranno rivoluzionari. Questa è una contraddizione nel senso che banalmente queste due persone hanno due pensieri completamente diversi, e però come dire, una sola di questo tipo di idee può esistere, nel senso che una sola di queste idee può realizzarsi socialmente come modello sociale, perché non si può prendere una direzione e un'altra contemporaneamente, no? Un'altra cosa è sostenere che una certa posizione non può esistere sul piano del pensiero. Ovviamente non si sta dicendo quello. E quindi, allora, che cos'è il comunismo, diciamo, per Mao Zedong, detto in sintesi?
Allora, il comunismo sarebbe, vabbè, un tipo di società, superamento del capitalismo, una società pianificata, economia pianificata. Mao Zedong, in questo contesto, lui ha provato in realtà ad adottare la pianificazione, poi è andato un disastro. Diciamo, il suo tentativo di pianificare l'economia è stato un letterale disastro, ha provocato un sacco di morti, carestie. Questo dipende da una serie di fattori. Vabbè, intanto la sua mentalità, del tipo non me ne frega niente, quelle cose si devono fare così come dico io. Però, come dire, stiamo parlando di un dittatore, quindi la cosa non ci stupisce. E quindi potremmo dire, diciamo, la totale assenza di democrazia in un modello pianificato. Per questo, come dire, nella maggior parte dei casi era così. Nel senso, anche in Unione Sovietica non era tanto diverso da così. Certo, Khrushchev era molto diverso da Mao, Stalin era peggio di Mao, a mio avviso. Mao ha cercato di realizzare, diciamo, questa economia pianificata. Cioè, creando anche proprio delle strutture, lui ha creato delle comuni agricole con l'obiettivo di cercare di aumentare la produzione. Lui voleva far crescere il paese e farlo diventare nel giro di 10 anni come la Gran Bretagna, ma ovviamente questo si tratta di sogni, non lo so, cioè chiaramente. Quando Nikita Khrushchev ha visto il progetto di Mao, ha detto: tu sei pazzo, questa cosa non puoi farla, non ha senso. E infatti non ci è riuscito. Questo non ci stupisce. Poi ci sono state tutta una serie di politiche abbastanza scellerate per quanto riguarda l'agronomia, ma questo è un problema legato più che altro alle competenze, sia alle indicazioni che sono state date che presumibilmente erano sbagliate. E poi, vabbè, le competenze poi delle persone che hanno effettivamente lavorato quelle terre. È una gente sicuramente inesperta, però questo è un problema che noi ritroviamo, per esempio, anche nell'Unione Sovietica, soprattutto all'inizio. Lenin è alla disperata ricerca di gente esperta. Perché, come dire, chi è che ha fatto la rivoluzione? Le classi più basse. Però le classi più basse non hanno le competenze degli ingegneri, degli scienziati, ovviamente. Però quello è il soggetto. Diciamo, la rivoluzione è stata fatta principalmente da contadini, quella di Mao. Ora, questo era quello che io avevo da dire su Mao. La filosofia di Mao, però ora vediamo un'altra cosa di cui volevo parlare. Lo scritto di Slavoj Žižek su Mao. Allora, appunto, come ho detto, Alain Badiou, che è l'amico di Žižek, è un convinto maoista. Ah, io non ho ancora finito, in effetti, sul discorso cos'è il comunismo per Mao. Il comunismo per Mao è dittatura popolare, società senza classi, queste cose qua. Alain Badiou, che è un maoista a tutti gli effetti, ed è un filosofo credo attualmente vivente, ha scritto un sacco di opere molto interessanti e importanti come appunto Lettre à l'Evènement, Logique du Monde, L'Immanence de la Vérité, tutte queste grandi opere. Un grande studioso di matematica, filosofia, ma anche un po' di psicoanalisi, sicuramente. Conosceva appunto Jacques Lacan e beh, poi lui in realtà, cioè, se volete farvi un'idea, veniva da quel contesto culturale che è quello appunto dell'epistemologia francese, insomma, quel periodo lì, un periodo abbastanza florido, diciamo, per la filosofia francese continentale. Badiou appunto è un sostenitore del maoismo e per lui sostenere il maoismo significa essere contro la democrazia, ma
democrazia principalmente liberale e a favore della dittatura popolare. Questa è la configurazione del maoismo di Alain Badiou. Adesso, solo per chiarire questa questione, io in realtà non sono un sostenitore delle teorie di Alain Badiou. Io sono principalmente per un modello di democrazia socialista, chiamiamolo in questo modo, per come è concepita da una serie di autori più vicini a quel modello quasi cileno, diciamo. Però appunto passiamo a questo discorso di Zizek. Quindi Zizek però appunto è diverso appunto da Alain Badiou. Zizek non è affatto un sostenitore di Mao, lo si vede chiaramente dal testo. Zizek ovviamente riconosce, cioè non è uno di quelli che andrebbe in giro a dire: ah, ma allora Mao piuttosto che Stalin non erano dei comunisti. In realtà lo erano a tutti gli effetti, sono stati dei dittatori, sono forse stati tra gli esempi peggiori del comunismo, diciamo Stalin soprattutto, Mao. In Mao, cioè, sicuramente ci sono delle cose interessanti anche dal punto di vista dello sviluppo del pensiero, per quanto riguarda la filosofia, che sono quelle che ho spiegato prima. Il problema, vabbè, il problema è questo: se diciamo che il comunismo era nato, diciamo, come idea quasi democratica, perché appunto i soviet erano quello, erano dei consigli dove la gente poteva, diciamo, eleggere i propri rappresentanti e mandarli a casa quando non li reputavano più adatti a svolgere, diciamo, il loro ruolo. Ed effettivamente all'inizio era così anche in Cina. C'erano i soviet in Cina. E adesso poi quella è una storia di cui magari avremo modo di parlare in un'altra puntata, quando magari leggerò un testo come quello di Edgar Snow, che racconta un po' tutta la storia della lunga marcia di Mao e delle origini prima che poi ci fosse, diciamo, il cioè che Mao prendesse effettivamente il potere, eccetera, eccetera. E quindi Zizek che cosa vede di Mao? Mao ci vede una reinvenzione dell'universale, l'universale che è appunto la rivoluzione marxista, il comunismo, quella roba lì. Vede dei passi avanti appunto dal punto di vista filosofico. Di Mao, cioè il fatto di questo primato della pratica, sottolineare l'importanza della contraddizione particolare rispetto a quella generale, questo è una cosa importante. Poi però bisogna riconoscere che in realtà Zizek, come lui stesso ammette, io, è molto più hegeliano che marxista, e in Mao non riesce a rintracciare, diciamo, quello che è invece secondo Zizek il vero sviluppo della dialettica hegeliana. E però ci sono tutta una serie di cose oltre a questo che effettivamente come, diciamo, motivazioni per cui Zizek non è con Mao ma è contro, nel senso che questo tipo di quello che io ho chiamato prima metafisica, in un certo senso la lotta degli opposti, eccetera, eccetera, in realtà non è appunto è qualcosa che non sembra far altro che riproporre un vecchio tipo di mentalità. In fondo a molti è sembrato che, per quanto Mao avesse cercato di superare una certa tradizione classica del pensiero cinese, che poi era la stessa a cui si ispiravano i nazionalisti, no? Per esempio, appunto, Chiang Kai-shek, quelli che portavano la camicetta azzurra, quelli
quelle persone, quel neoconfucianesimo, quella roba lì. In realtà Mao, con quel tipo di filosofia degli opposti, non fa altro che diciamo, riprendere dei temi che poi sono quelli di una certa filosofia classica, che può essere orientale, ma sotto certi aspetti troviamo anche in Occidente, in certi autori greci, non so, Eraclito, probabilmente Empedocle. Questi autori qua, no, per esempio. Ma la cosa più preoccupante, o almeno che vede più preoccupante Zizek all'interno del pensiero di Mao, è questa, cioè il fatto che in realtà Mao è qualcuno che ha preso, diciamo, un concetto di ragione strumentale e lo ha portato a dei livelli estremi, pensando che arrivando quasi a pensare che in fondo si potevano sacrificare i cinesi per il raggiungimento dei suoi scopi. Un mucchietto di bombe atomiche non possono spaventare la Cina, la Terra non è quasi nulla per l'universo, anche se venisse distrutta la Terra non importa. Ci sono delle frasi piuttosto agghiaccianti di Mao che sono scritte proprio nelle opere di Mao, sono esattamente questo, e che vi fanno capire un po' che tipo di personaggio era, diciamo, questo. Appunto, che era Mao Zedong. E secondo Zizek, in realtà è questa mentalità qui che è quella che guida poi le politiche del Grande Balzo. Per cui a questo punto Mao avrebbe un fine, quello di portare la Cina ad essere un grande paese come l'Inghilterra. In mezzo ci sono tutti questi contadini lavoratori che devono fare il lavoro sporco per lui e vengono sacrificati milioni di morti. E questo è come, diciamo, Zizek, diciamo, legge, diciamo, questa cosa. Alain Badiou, che è un maoista, cerca di difendere, diciamo, Mao, sostenendo che, per esempio, che in realtà ci trovavamo in una situazione particolare, che c'era la guerra in Corea, che c'erano delle problematiche di carattere militare e che lui aveva bisogno che certe persone, per esempio, cioè che ci fossero le armi, il lavoro dell'acciaio, una serie di cose che lui ha fatto in quel periodo. E poi Badiou dice spesso a Zizek che Zizek non sarebbe in grado di cogliere l'umorismo nero dei cinesi, che in realtà era solo satirico, e che in altri passaggi, per esempio, si legge appunto che le teste dei contadini non ricrescono come le cipolle. E queste sono proprio frasi, sono altre frasi sempre di Mao. Ma quindi qual è la conclusione, diciamo, ecco, un terzo elemento negativo che vede, diciamo, Zizek su Mao e questo parallelismo che lui fa tra la rivoluzione culturale e le purghe staliniste. Però secondo me questo tipo di parallelismo non ha molto senso, nel senso che le purghe staliniste sono state molto peggio della rivoluzione culturale di Mao. E come ha giustamente fatto notare Alain Badiou, Mao non ha eliminato nessuno dei suoi Deng Xiaoping, Liu Shaoqi, tutti questi personaggi qua, di queste persone che avevano delle vedute molto diverse dalla sua. Quindi, per finire, cioè, Mao, secondo Zizek, Mao sarebbe il cosiddetto signore del disordine. Sarebbe quindi quel personaggio che nella giornata del carnevale inverte l'ordine delle cose, quindi, come dire, quelli che prima erano schiavi diventano re e quelli che erano re diventano schiavi. E questa roba qua, questo ordine della società che viene in qualche maniera, come dire, capovolto. Bene, questo è, diciamo, un sunto io generale che ho provato a fare
diciamo, della filosofia del pensiero di Mao. Per il momento non ho altro da dire. Sicuramente riprenderemo questi temi più avanti studiando altri testi, quando poi man mano entreremo meglio nel tema della Cina contemporanea, come funziona la Cina contemporanea e queste cose qua. Quindi, però torneremo sicuramente a parlare di Mao, sotto differenti aspetti. Perché sì, perché comunque è una cosa che non si esaurisce completamente qua. Ok, se vi è piaciuto questo video, vi interessano questi temi, cioè nel senso che vi interessa per esempio il tema della Cina, io faccio live su Twitch di martedì, però alle 9, però sicuramente questi video verranno caricati anche su YouTube. Cercate Tecnofilosofia Podcast, quella roba lì, e troverete video di questo tipo. Se vedete questo video su YouTube troverete i link in descrizione con magari alcuni testi di Mao che potete tranquillamente acquistare, così potete farvi un'idea su le cose che poi io del resto ho citato. E poi cos'altro? Se siete interessati al mio progetto in generale, andate sul sito www.tecnofilosofi.com e trovate tutte le informazioni. Tecnofilosofi TV, c'è spiegato il progetto e così via. E se volete sostenere questo canale, in quella pagina lì, o probabilmente nei link in descrizione, troverete dei link a PayPal per fare delle donazioni, oppure potete acquistare i libri da Amazon. In quel caso mi darete prenderò una percentuale e potrete sostenere, diciamo, questo progetto. Niente, per il resto ci vediamo alla prossima puntata. Statemi bene e ciao.